Insomma, il succo è, Salvini non so se è un fenomeno o meno, ma con questi avversari qua può governare in ciabatte, tanto non ha questa grande opposizione. Solo E una vabbè, battuta? dopo aver visto la foto di Calenda in riva al laghetto con la sua cosa, sì, l'ho pensato anch'io, anche le Vabbè, anche posizioni. quella di Salvini, desnudo, con la cravattina verde, non era male su quel Ah, settimanale. prima pagina, la copertina. Non era male, però diciamo che quella di Calenda come sfida i sovranisti sul laghetto, col cigno dietro e lo sguardo Uno. arcigno, nel Unci. senso che aveva lo sguardo arcigno perché se lo voleva magnare probabilmente, era uno spettacolo Questa te la passo, è carino. Scarica l'app, vai su iloft.it e abbonati. Insomma, il succo è, Salvini non so se è un fenomeno o meno, ma con questi avversari qua può governare in ciabatte, tanto non ha questa grande opposizione. Solo E una vabbè, battuta? dopo aver visto la foto di Calenda in riva al laghetto con la sua cosa, sì, l'ho pensato anch'io, anche le Vabbè, anche posizioni. quella di Salvini, desnudo, con la cravattina verde, non era male su quel Ah, prima settimanale. pagina, la copertina. Non era male, però diciamo che quella di Calenda come sfida i sovranisti sul laghetto, col cigno dietro e lo sguardo Uno. arcigno, nel Unci. senso che aveva lo sguardo arcigno perché se lo voleva magnare probabilmente, era uno Vabbè, spettacolo questa te la passo, è carino. Scarica l'app, vai su iloft.it e abbonati. Le bellezze naturali, il suo straordinario patrimonio culturale, storico. Vogliamo una. Vogliamo un'Italia che rimette in moto lo sviluppo economico, puntando sulle imprese, sui giovani, sulle donne. Allora, io volevo farle una battuta dicendo, ma lei era attore, non l'uomo, invece lei si è commosso adesso. Veramente? Perché? Perché? Guardi. Perché ognuno è figlio di una storia. Io sono figlio di una storia così. Sono figlio di ebrei emigrati, sono figlio di un papà di mia nonna che ha fondato il Parlamento italiano, l'onorevole Saverio Fino, che è morto vivendo al quartiere Comina, solo chi è di Milano sa dov'è, dove sono cresciuto io, che è come Torbella Monica. Gente che ha fatto la politica senza pensare di arricchirsi un secondo. Io in quel momento Si è commosso. No, ci ho creduto. Ci ha creduto e si sta commuovendo ancora. E sono stato un coglione perché purtroppo ci hanno creduto tante altre persone che hanno dato la loro. Io sono tornato a fare il mio lavoro, Sì. ma c'era della Qualcuno gente no, certo. che ha dedicato la vita a questo, gente che ha regalato soldi a questi signori, fondazioni con centinaia di milioni. E questa è una responsabilità e che non si può buttare nel cesso per leggerezza. Scarica l'app, vai su iloft.it e abbonati.